Oggi bisogna cercare di mettersi intorno a un tavolo e cercare di pianificare in maniera strategica e integrata quello che vogliamo di questo territorio. Ci sono infrastrutture ferroviarie importanti, c'è la stazione di Agropoli, la stazione di Vallo, la stazione di Sapri, bisogna fare un piano strategico, vi ripeto, integrato che possa contemplare le varie esigenze delle varie zone del territorio celentano. Quando dico questo voglio dire che se otteniamo la possibilità di avere più fermate e per tutto l'intero arco dell'anno fermate dell'alta velocità, sia essa Ferrovie dello Stato sia Italo, è opportuno che vengano valorizzate le varie stazioni. Per cui se c'è un treno che ferma una fascia oraria a Capaccio, ad Agropoli, scusate, un altro fermerà a Vallo della Lucania, un altro a Sapri. È importante questo perché quando si alzano voci un pochino discordi non si va da nessuna parte, perché è inutile oggi cercare di portare l'acqua al proprio molino, al proprio campanile, non serve a niente, saremo tutti quanti perdenti. L'ultima crisi che abbiamo, avuto con il Covid ci ha dimostrato questo: se c'è una comunità coesa, forte, si va da qualche parte, no? Se no non si va da nessuna parte. Per cui la proposta mia è quella di che ci sia un piano integrato delle tre stazioni e che contempli queste tre stazioni. È chiaro, non possiamo chiedere a treni ad alta velocità come questi, Italo o le varie tipi di frecce, di fare treno regionale o ancora di più un treno locale e fermarsi a tutte le stazioni. Questo non ha nessun senso e non sarebbe neanche produttivo e toglierebbe, voglio dire, quella che è la mission a questo treno. Per cui è opportuno che ognuno di noi ceda qualcosa, ma lo ceda a favore di un'ampia comunità, una comunità molto, molto più vasta che quella cilentana.